come psicoterapeuti attivi nel consultorio gratuito per adolescenti in difficoltà e per i loro genitori, abbiamo accumulato un'esperienza nel corso di questi 2 anni di attività che ci dimostra che le 4 difficoltà per le quali abbiamo aperto il consultorio, cioè tentativo di suicidio, disturbo della condotta alimentare, l'autolesionismo e il ritiro da scuola e la dipendenza da internet, sono tutte quante innescate dalla paura di non essere all'altezza dello sguardo di coetanei, di essere inadeguati, di non poter avere accesso a un certo livello di visibilità perché il corpo, le sembianze del corpo non sostengono nella marcia verso il gruppo, verso la formazione della coppia. La paura di essere, per così dire, brutti, di non avere fascino, di non riuscire a entrare nell'immaginario dei propri coetanei è una preoccupazione, a nostro avviso, abbastanza diffusa in questa generazione di adolescenti, nella frangia di ragazzi che frequentano il nostro consultorio e che manifestano il loro sentimento di vergogna nei confronti del proprio corpo attraverso attacchi consistenti alla propria corporalità o addirittura attraverso il ritiro dal commercio degli sguardi del proprio corpo, come succede nel caso della fobia della scuola e nell'abuso e nella dipendenza da internet, la paura del tutto immaginaria, non corrispondente al vero, di essere brutti, di dover modificare il proprio corpo, diventa davvero drammatica. Allora, su questo tema, sulla paura di essere brutti, noi pensiamo che sia importante riuscire a fare un'operazione molto diffusa, quasi capillare, di, come dire, informazione, di sensibilizzazione, di aumento dell'attenzione educativa, di aumento della sensibilità anche politica nei confronti di questa strana, recente difficoltà nella quale incappano i nostri adolescenti. A metà maggio cercheremo di organizzare un evento all'interno del quale dovrebbero concorrere i contributi dei docenti, dei genitori, degli studenti, degli operatori dei servizi, che abbiamo invitato tutti a produrre pensieri, a riferire esperienze, a fare considerazioni, ad attivare nelle classi e nelle scuole produzioni culturali dei ragazzi, temi, dibattiti che possono essere registrati, che possono diventare documenti da portare nelle 2 giornate di, come dire, attività di incontro, di dibattito, in qualche modo anche di sottolineatura dei contributi più interessanti che si saranno attivati nel corso di questi mesi. Crediamo che questa sia un'operazione abbastanza specifica di un consultorio etico e gratuito come il nostro, che vede non tanto la necessità di organizzare convegni scientifici quanto di favorire una crescita culturale su quelli che riteniamo essere problemi emergenti nella vita dei nostri ragazzi.